Beer and Food Attraction 2020, ci troviamo allo stand unificato Acqua San Bernardo e Mole Cola, il prodotto realizzato qualche anno fa da un'azienda tutta italiana situata a Torino e oggi molto ben rappresentata da Francesco Bianco, il responsabile commerciale e l'amministratore dell'azienda. Francesco, bentornato. Grazie a voi, eccoci qua. Raccontiamo in un minuto intanto questa vostra idea della sfida alla più grande multinazionale delle bevande al mondo. Beh, non è una sfida sicuramente. Noi abbiamo già qualche anno fa, insomma, abbiamo voluto proporre una cola italiana, ci sembrava giusto e doveroso e fattibile ovviamente. Quindi la particolarità del nostro progetto sono tre concetti base che abbiamo impostato, su cui abbiamo impostato il nostro progetto. Uno ovviamente è l'italianità, tutto ciò che è composta molecola è italiano, quindi dalle parti aromatiche che vengono estratte a Firenze, allo zucchero, che è lo zucchero certificato italiano di Coprob. Siamo stati la prima azienda in Italia, ci tengo a dire, a utilizzare solo esclusivamente zucchero certificato italiano. E alla produzione. Il motivo per cui stiamo unendo appunto questi due progetti è proprio dovuto a questo. Noi da qualche anno produciamo presso la San Bernardo e in Acqua San Bernardo, quindi in acqua minerale San Bernardo, creiamo Molecola, che tra l'altro è anche attualmente l'unica cola in acqua minerale naturale, e anche di questo parleremo nel nostro futuro. Siamo partiti ovviamente con la classica, la senza zucchero. Oggi a questi due prodotti abbiamo unito una versione biologica fair trade, quindi abbiamo unito due mondi, uno quello del biologico e uno del mondo ecosolidale. Questo è il risultato, abbiamo una bevanda in cui perdiamo l'italianità perché lo zucchero è indiano, certificato biologico e fair trade, lo compriamo da altro mercato che è leader in Italia e anche in Europa nel mondo del fair trade, con cui abbiamo fatto proprio questa collaborazione di co-brandizzazione del nostro brand proprio per dar valore a questi due elementi per noi fondamentali. Già noi siamo nel solidale, in quanto con Molecola sosteniamo una onlus che si chiama Renken Onlus. L'anno scorso abbiamo impiantato due appezzamenti di terreno con una piantagione di alberi di cola. Tra tre anni la onlus avrà in mano le noci di cola Renken, le chiameremo come la onlus stessa, e compreremo da loro le noci per far quello, abbiamo messo in moto quello che si chiama economia circolare, quindi non solo del denaro devoluto a una onlus per fare insomma del bene, in questo caso nel mondo dell'educazione, ma addirittura un lavoro che ci dà un risultato, che è appunto questa noce di cola da cui poi noi estrarremo il nostro estratto. E allora, Francesco, forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per entrare in contatto con voi e chiedere maggiori informazioni sul prodotto, sulla linea e sulle condizioni commerciali. Certamente, allora è commerciale@molecolaitalia.it. La persona che vi risponderà sarà Simona e vi aspettiamo e vi mandiamo volentieri ovviamente una campionatura, perché siamo straconvinti di avere un grandissimo prodotto.